Perché un giorno triste, 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 triste come il gol di D'Ambrosio. Porca miseria, l'ho vinto! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Sono un po' triste oggi. Sono un po' triste. Sono rimasto, ero lì, ci avevo creduto in questa Fiorentina, ci avevo creduto e ci sono rimasto male. Io sapete che sono sincero, ci sono rimasto male. Molto male, molto male. Tra l'altro ho trovato un filtro di Instagram. Seguitemi su Instagram, lo Zoccolo Duro, con la faccia proprio da Giargiana, tipo Presidente Zang, proprio da Giargianino. Però non andrò a far concorrenza al bambino Milanino per ora, poi vedremo in futuro. Detto questo, non l'ho messa, ho messo un'altra storia con la faccia triste, però non l'ho messa solo nella chat VIP per chi è abbonato, perché sapete che i miei abbonati VIP hanno sempre qualcosa in più. Chiedete a loro se vale la pena o no, però hanno sempre qualcosa in più. Detto questo, accendiamo la luce, che già siamo tristi, poi senza luce ancora peggio. Allora, ragazzuoli, maledetto Vlahovic, il prossimo che mi dice Vlahovic vice Ibra, gli tiro una testata così. Pam! Qua, qua. Pam! Una testata gli tiro. Maledetto Vlahovic. Ma neanche tanto per il gol sbagliato proprio da capra ignorante. Capra, capra, com'è che dice Sgarbi? Capra, capra. Ma vederlo passeggiare. No, voi dovete rivedere gli ultimi minuti. Kolarov che sale portapalla, D'Ambrosio che sale portapalla, è lui che passeggia lì. Cioè, Ribéry che 157 anni dall'altra parte del campo andava a pressare e questo passeggiava. Lo guardava che questo avanzava con la palla. E gli passeggiava di fianco. Ma vuoi andare a bloccare? Ma vuoi fare un po' di pressi? Ma no, veramente, ragazzi. Cioè, io se ero Iachini lo ritoglievo. Cioè, dopo averlo messo, lo ritoglievo. Perché veramente, veramente irritante ieri Vlahovic, eh? Senza contare che si è fatto doppio di D'Ambrosio, si è fatto sovrastare da D'Ambrosio, sbagliato il gol. Tutta colpa sua. Cioè, poteva essere una bella giornata, 3-2. No, no, ha voluto perdere 4-3. Vabbè. Pensiamo a noi, voi mi dite, ma pensiamo a noi, oggi giochiamo no, capito? Pensiamo a noi, però devo avere almeno la percezione di poterlo vincere questo campionato. Questi qua hanno fatto 5 cambi, sono entrati Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan e Ninho Maravilla. Ma di che cosa stiamo parlando? Di cui Vidal preso gratis, Nainggolan, no, Nainggolan l'hanno pagato, Vidal preso gratis, Sanchez preso gratis, Kolarov praticamente preso gratis, che però non è entrato, cioè non so, vedi tu. Praticamente metà gliel'hanno regalati e io impazzisco. Io impazzisco. Sono arrabbiatissimo, sono arrabbiatissimo. E noi stiamo lì a vedere, prendiamo Auge, prendiamo in prestito Narcis. Vedete di svegliarvi, eh? Vedete di svegliarvi, perché se no a me non me ne frega niente di giocare per arrivare terzo e quarto. Cioè, devo avere almeno la percezione, la speranza di poter fare qualcosa. Per arrivare terzo e quarto non me ne frega niente, io sono diverso dagli altri. Non me ne frega niente di arrivare terzo e quarto, va bene? Va bene? C'è chi piace arrivare terzo e quarto? A me no, a me no, a me no. Questa squadra non deve giocare per arrivare terzo e quarto. Comunque, oggi, ragazzi, fondamentale. Cioè, adesso va bene tutto. Va bene che manca Ibra. Va bene che siamo stanchi, che c'è preliminare, ma ragazzi, col Crotone bisogna vincere senza se, senza ma. Senza se, senza ma. Ovvio che sarà una partita difficile. Tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono difficili. Ma tu devi vincere. Quindi stasera mi aspetto di vincere. Ieri ha detto Sky che pare Pioli abbia provato Diaz, perché non l'ho messo nel mio sondaggio di Instagram. Diaz e Tonali titolari, lasciando fuori Benasser e Castiglieco, quindi con Diaz, Çalhanoğlu, Selemaker dietro Rebic. Però di solito, diciamoci la verità, sia Sky sia i giornali sulla formazione del Milan di Pioli ci hanno sempre preso poco 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 poco. Che di solito la formazione poi la decide Pioli e fino all'ultimo non la sa manco lui. Prova tutte le soluzioni, poi decide ovviamente in base a tutte le informazioni che ha lui. Quindi di solito non la becca la formazione. Se fossi io a fare la formazione, se tu mi dici fai la formazione per domani, io ti metto
Bomber Colombo lì davanti, senza se e senza ma. Con dietro Rebic, Çalhanoğlu e Diaz. Sì, ho detto Diaz. Sì, questa è la formazione che farei io. Rebic, Çalhanoğlu, Diaz, dietro Bomber Colombo. E gli altri li lascio così, non metto neanche Tonali, Bennacer che sì, gli altri non si toccano. Calabresello, Kier, Gabbia e Theo. E non si scappa. Questa è la formazione che farei io. Secondo me, Pioli non farà questa formazione. Però, occhio che secondo me potrebbe far giocare Colombo. E non è detto che giochi. Cioè, ma perché non deve far giocare Colombo, ragazzi? Sta facendo bene. Con dietro Rebic e Ciara può fare solo bene. Cioè, voi pensate solo. Se noi a destra, adesso io metterei Diaz, anche perché comunque l'abbiamo. Allora, ragazzi, o me ne prendete uno forte che fa la differenza, oppure mi fai giocare Diaz finché non viene fuori. Perché io non è che posso fare tutto l'anno con Salemella e Casti che non sta bene. Che Casti va benissimo, farà un grande campionato, ci farà tornare, però adesso non sta bene. Non sta bene, c'ha problemi fisici, l'abbiamo visto, oggettivamente non sta bene. Uno che non sta bene non deve giocare, no? Saelemaekers è giovane, crescerà, avrà tutto il futuro davanti, però me ne serve uno che mi fa la differenza. Tu immaginati solo nella tua testa se noi avessimo lì sulla testa un Frank Ribéry. Tu dici, è impossibile, l'ha preso gratis la Fiorentina, l'ha preso gratis. Potevamo prenderlo anche noi. Perché noi non li prendiamo questi giocatori? L'Inter prende i giocatori forti gratis. La Fiorentina prende i giocatori forti gratis. Ma perché noi non li prendiamo? E voi mi direte, ci abbiamo Ibra. E c'hai ragione, uno l'abbiamo preso pure noi. C'hai ragione. Però lì ne serve uno forte. Uno forte. Tu pensa solo a avere lì Ribéry. Mamma mia, che giocatore, Scalfiz, madonna mia. Sono innamorato di Scalfiz, troppo forte. Non è che sono innamorato da oggi, sempre stato innamorato. Troppo forte. Comunque. Tu pensa averne uno così, ma anche un Ninho Maravilla, per dirti, no? Tu lo metti lì, a destra, torna, fa tutto quello che deve fare. No, chi abbiamo? Non si sa. Boh, vediamo su Diaz. Io ho fiducia in Diaz, ho fiducia. Uno che ha giocato, oh, mannaggia la gente che mi parla di Auge, ma uno che ha giocato, Real Madrid, Manchester City, tutta la cantera della Spagna, scuola spagnola. Ma questo saprà giocare a calcio o no? Va bene, deve entrare negli schemi, quello che volete. Ma fallo giocare contro il Crotone 90 minuti. Fallo giocare contro il Crotone 90 minuti. Poi vediamo se non ti fa la differenza o no. Può sbagliarti una giocata, può sbagliarti due giocate, poi si stufa, prende palla in porta, sto qua. Oh, non scherziamo, dai. Stasera, oggi voglio vedere Diaz, eh. Oggi voglio vedere Diaz. Non lo so se dal primo minuto o non dal primo minuto. Ma voglio vedere Diaz, Pioli, non fare scherzi, eh? Soprattutto non discuto che dobbiamo vincere, su questo se non vinciamo impazzisco oggi. Già sono arrabbiato, perché poi io sento la stracittadina qua, io vivendo qua a Milano, proprio con gli amici, io la sento questa rivalità, la sento questa rivalità, proprio mi brucia, quindi più, se loro perdono sono più tranquillo. Ma se loro vincono, io devo vincere pure io. Perché mi brucia. Che vi devo dire? Mi brucia così. Va bene, ragazzuoli. Ricordatevi che oggi è domenica. Quindi, oggi, sì, è già domenica perché è l'una. Che ore sono? 1:30 di notte. È già domenica. Quindi, ci sarà la live mattutina, intorno alle 11. Non la faccio su questo canale. La faccio sull'altro canale che vi lascio in descrizione, si chiama Viaggio in Taxi. Quindi più tardi ci vediamo per la solita live mattutina sull'altro canale. Le nostre avversarie hanno tutte vinto perché la Lazio ha vinto, tra l'altro ha fatto una bella partita. Beh sì, non ha sbagliato ancora a porta vuota, che nemmeno Vlahovic. Cioè, chi lo aspetta a porta vuota Simeone? Mannaggia a lui. Però la Lazio ha meritato, ha dominato, ha fatto una gran partita a Cagliari. E l'Atalanta non ne parliamo neanche contro Jean-Paul il supremo. Mamma mia, Jean-Paul, sei già un passo dalla retrocessione. Continua così, Jean-Paul, eh. Continua così che non ti smentisci. Oggi, vabbè, era difficile, come sai. La Viola ci sta a perdere a Firenze, va bene. In casa con l'Atalanta ci sta a prendere quattro fichi. Vabbè, ci sta. Vediamo la prossima. Non so con chi giocano, vediamo. Prima o poi lo esonerano. Vediamo quanto tempo ci vuole finché non lo esonerano.
Sono curioso di vedere anche Liverani cosa combinerà. Proprio una curiosità, guarda. Nel frattempo, vabbè, pensiamo a noi, hanno tutto vinto. Vediamo poi domani, oggi ci sarà anche Roma Juve. Intanto pensiamo a vincere con Crotone e poi se Benz. Ciao ragazzi, ci vediamo domani in live. Mi raccomando che vi aspetto. Ciao belli.